Miei cari telenauti, Blond Kira e i Kiri di Kirolandia vi danno il benvenuto in questa puntata speciale del nostro Kiro Podcast. Siamo ancora qui, a bordo del nostro telecomando, veleggiando alla volta del Teatro Ariston. E sì, stiamo proprio parlando di Sanremo, il Festival della Canzone Italiana. Lo avete visto? Ma certo che lo avete visto. Sanremo lo vedono tutti e chi dice di no, mente. La kermesse più importante in Europa e tra le più importanti nel mondo è giunta alla 71esima edizione. Quest'anno ha aperto i battenti in un'atmosfera lunare e senza pubblico in sala. A fare gli onori di casa, Amadeus, al secolo Amedeo Sebastiani, e Fiorello, al secolo Fiorello. Amadeus, per il secondo anno, ha svestito i panni di conduttore del programma In Access Prime Time I Soliti Ignoti e ha rivestito quelli di direttore artistico e presentatore del festival, distinguendosi sempre per garbo, pacatezza e per il perenne senso di smarrimento negli occhi. Lo ricorderemo per i frequenti momenti di labirintite da palcoscenico e per le risate matte ad ogni gesto inconsulto del suo amico e co-conduttore. Premio Insolito Ignoto. Menzione speciale per le sue giacche, molto eleganti, realizzate cucendo assieme sgargianti incarti di cioccolatini. Cosa dire di Fiorello? Fiorello, sul palco dell'Ariston, ha fatto tanto, ha fatto tutto. Ci ha raccontato degli organi genitali dei polpi. Ci ha ricordato che il quarto dito del piede si chiama anulo. Si è fatto la barba. Ha parlato al telefono, ha consegnato aiuole di fiori a questa e quella cantante. Ha cantato. Ci dispiace solo non ci fosse una sesta puntata. Lo avremmo potuto sentir cantare. Premio, ci son cascato di nuovo. Chiaramente, tra i vari ospiti che si sono alternati a fianco ai presentatori ufficiali, non possiamo non menzionare Zlatan Ibrahimovic, un vero campione. Elegante, sobrio e autoironico, è riuscito perfino a non percuotere con forza gli autori che hanno scritto i suoi interventi. Passiamo alle note, alcune dolenti, ma prontamente corrette con l'autotune, prodigio della modernità, ed è subito Do you believe in life after love? I cantanti in gara quest'anno erano 26. Ben 26 brani, eseguiti ognuno a 20 minuti un vincitore di amici e due intervalli pubblicitari dall'altro. Ma noi siamo rimasti stoicamente aggrappati al barlume di speranza che prima o poi un coup de théâtre ci avrebbe ripagati di tanta abnegazione. E invece abbiamo assistito al ritorno a Sanremo di Orietta Berti, talmente in forma che nei momenti morti pare si dilettasse in inseguimenti con la polizia per le strade della città dei fiori. Per lei il premio Fast and Furious Sanremo Drift. Un nostro pensiero speciale va a Bugo, verosimilmente rimasto imprigionato nel backstage dell'Ariston dopo l'uscita di scena melodrammatica dell'anno scorso, ha finalmente ritrovato la via d'uscita verso il palco e, già che c'era, ha cantato. Voci di corridoio ci dicono che dopo la serata dei duetti si sia rimboscato per 24 ore nei cunicoli dell'Ariston per sfuggire ai parenti di Battisti che lo cercavano brandendo corpi contundenti. Premio, la festa appena cominciata è già finita. Un plauso di dovere ai 60 maestri dell'orchestra sinfonica. Impeccabili, emozionanti, hanno riempito un vuoto inevitabile e sono stati il motore ruggente di questa complessa edizione del festival. Ma arriviamo ai finalisti. Assieme a Ermal Mani di Forbice e Fedez sono stati i Maneskin. E proprio questi ultimi hanno trionfato, nonostante Fedez avesse dalla sua i 22,7 milioni di followers di sua moglie Chiara Ferragni, aizzati tutta la sera come cani alla salita, con appelli a mezzo social dalla influencer e dal riccioluto Pargolo. Ma non è tutto oro quello che è Instagram. E i Maneskin hanno portato a casa l'ambito primo posto, portando una ventata di modernità sul palco dell'Ariston, vestiti di lustrini e cantando un pezzo rock condito di parolacce. Premio Rolls Royce.
È giusto dire, cari telenauti, che le lacrime copiose del frontman del gruppo al momento della proclamazione del vincitore, dopo tanto ostentato anticonformismo al netto delle critiche, ci ha riportato alla realtà, e cioè che un gruppo di ragazzi giovani, sicuramente pieni di entusiasmo genuino, ha vinto il Festival di Sanremo votato da ragazzi. Blonde Kira e i Kiri di Kirolandia vi danno appuntamento alla prossima puntata del nostro Kiro Podcast, ricordandovi che Sanremo è sempre Sanremo. Però adesso potete cambiare canale.